In diretta dal pianeta dei liberisti, Leoni Files, un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Carlo Amenta, Serena Sileoni e Carlo Stagnaro. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa puntata dei Leoni Files. Io sono Carlo Stagnaro e con me, come sempre, per fortuna c'è Serena Sileoni e purtroppo anche Carlo Amenta. Ciao! Ciao. Come sei gentile, cara. No, ma poi soprattutto dico, non è che è bello, già l'altra volta mi fate fare fuori, adesso mi dice pure purtroppo c'è non c'è gentilezza. No, è molto gentile, ha detto per fortuna c'è Serena, è molto gentile. Sì, però ha detto che poi, ci sono pure io. Però comunque ci sei, cioè, mi sembra già abbastanza. Sì, sono vivo e lotto insieme a voi, è giusto così. Secondo me anche dentro l'Istituto Bruno Leoni però dovremmo prevedere una funzione specifica sulla gentilezza, cioè abbiamo quello che si occupa di concorrenza, quello che si occupa di law and economics, eccetera, ma di gentilezza nessuno. No. Per fortuna c'è Serena. Meno male c'è Serena, ma è gentile. Sono naturalmente io, no? Sì, ma infatti io sapete che istituirei un assessorato alla gentilezza, ho avuto una grande idea. Originale. Guarda, no, Carlo, mi dispiace dirtelo, ma già è stato fatto in tanti comuni d'Italia. Non ci credo. Ci sono tanti comuni d'Italia, in genere piccoli comuni, che hanno un assessorato alla gentilezza. Posso fare l'assessore alla gentilezza in un piccolo comune? Non so se ne saresti in grado, no, guarda, però se Stagnaro. No, il mio DNA è portato, noi liguri siamo famosi per la gentilezza. Guarda, quando faranno l'assessorato al cinismo, io ti propongo immediatamente, diciamo, senza... Insomma, la gentilezza, francamente, è l'ultima dei tuoi... No, ma voi ci ridete, la prendete poco seriamente. Questa cosa invece strano, dicono com'è, che la prendiamo poco seriamente. No, no, scherzi, è importante essere gentili e soprattutto è importante che siano le istituzioni, in questo caso i comuni, a insegnarci come essere gentili. Sì. Perché quando viene, intanto si sa, la funzione dei genitori è venuta meno, la famiglia si sono sfilacciate, non ci sono più le mezze stagioni, e quindi ci vuole l'assessore che dica ai bambini, ai ragazzi, ai cittadini, come essere gentili. Ma io dico a sto punto... Tipo, per favore, grazie. Sì, ma tipo a sto punto il troll delle minchiate, perché non propone pure un mistero? Sì, bisogna dire chi è il troll delle minchiate. No, è questo piccolo... Colognomo che lavora a Palazzo Chigi e propone tutte le innovazioni. A questo punto io propongo un ministro alla gentilezza e siccome mi sento particolarmente gentile, oggi voglio fare gli auguri, cioè un compleanno importante. Però scusa, è più sessista pensare che il ministro alla gentilezza debba essere donne perché riflette il pregiudizio che le donne sono gentili, oppure pensare che debba essere uomo per negare che tu sia... Potremmo chiudere così anche la puntata. È un falso problema perché si può fare per gentilezza e per par condicio un ministero diviso a giorni alterni, i dispari, bello, un ministro bello, maschio, bello, ma anche questa è bella, secondo me il troll ci sta un io po' prendendo tutte e due. Vabbè, allora io invece volevo fare questi auguri oggi, allora, più seriamente, sono gentile. Ieri, quando uno ascolta, sarà qualche giorno fa, il 18 novembre, tu fai l'assessore alla pignoleria, più la gentilezza. Vabbè, allora il 18 novembre del 1800 qualcosa, io adesso non me lo ricordo quando, ma tanti anni fa, 170 non eri nato. Anni, non ero nato, non avevo i capelli però, ha fatto il compleanno la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti. Ah, tanti auguri. Applausi anche. Candeline. Sì, anche se avessi un jingle, che non abbiamo niente, facciamo proprio schifo. Comunque, allora, Stagnaro, spiegaci e spiega soprattutto ai nostri 25 ascoltatori di Manzoniana Memoria che cosa è la CDP e soprattutto spiega a me, che non l'ho mai capito, che cosa fa. Allora, cosa è? È abbastanza semplice. La CDP è di fatto la banca del governo che alimenta la propria disponibilità finanziaria attraverso la raccolta del risparmio postale. Quando tu vai alle poste e apri un libretto, in realtà quei soldi sono stanziati presso CDP. CDP fa tante cose, tra le tante cose, una di quelle più importanti e quella certamente più interessante per noi è quella di sostanzialmente operare da holding per le partecipazioni pubbliche. Ah, e quindi è un po' il nazionalizzatore gentile. Ah, ecco, vedi che la gentilezza. Ma è bilancio pubblico? No, no, va bene. Ecco, è giurista, arriva, pignola, gentile, no, ma pignola. Scusa, se è il risparmio degli italiani. Ma il risparmio delle nonne, le nonne. Quando Stagnaro ha detto il libretto, ma chi ce l'ha ancora il libretto? A parte che ho solo debiti, ormai, essendo del sud, mi avete portato a Milano, no. Io sono
sono venuto qua, ho chiesto, ma io Provenzano ha detto tutti quelli del sud vadano a Milano così si restituisce, ma a me non mi ha restituito niente nessuno. Ma al di là di questo, la tua domanda è una domanda un po' pignola, un po' da piedina, questo devo dire mi fa impressione perché tu sei una persona di solito più attenta a queste cose, perché la Cassa Depositi e Prestiti, pur essendo di fatto e non solo nella forma ma anche nella sostanza un pezzo dello Stato, non mette i suoi conti all'interno del bilancio dello Stato. Ma e non si sono dimenticati di farlo? Perché che beh, senso? No, perché è tutta una cosa di quelle... Da giuristi. Da giuristi, perché i giuristi sono attenti alla forma, mentre gli economisti sono attenti alla sostanza. La sostanza è quella che abbiamo detto, ma la forma, secondo gli standard statistici europei, prevede che se un'entità non deriva il proprio bilancio da trasferimenti pubblici, e nel caso della CDP non è così, e non risponde formalmente allo Stato nell'esercizio delle sue nell'esercizio delle sue decisioni, allora è un'entità privata anche se ha capitale pubblico. Vabbè, allora possa, faccia quello che vuole, se è privata faccia certo. quello che vuole, no, no, sono no, problemi no. suoi. No, e invece ti sbagli, perché ogni tanto, oramai sempre più spesso, si alza qualcuno e dice: beh, questo problema chi lo può risolvere? Uno pensa Superman, Batman, perché di solito, invece no, la Cassa Depositi e Prestiti. C'è un problema all'Italia? Chiamiamo la Cassa Depositi e Prestiti. Questa volta, altre volte è la Cassa Depositi e Prestiti che si offre di risolvere problemi. Vedi com'è gentile, vedi la gentilezza d'oro. Ci mette i suoi soldi. La tiri per mezzo ci metti i miei. Però no, no, ma se è fuori dal bilancio ci metti i soldi. Di mia nonna. Infatti mia nonna è morta con questa speranza in libretto. No, ma mi dovete far capire, se è fuori dal perimetro del bilancio ci mette i suoi, lo fa per gentilezza. Sì, lo fa per gentilezza, ma siccome è partecipata allo Stato e poi è partecipata anche dalle fondazioni bancarie, quest'altro grandissimo esempio di efficienza e di governance privata, alla fine finisce con l'essere tirata un po' per la giacchetta da tutti quanti per mettere dei soldi nelle situazioni più disastrate. E dobbiamo anche dire che finora questo non l'ha fatto, perché la Cassa Depositi e Prestiti nello statuto ha l'obbligo di investire in società che abbiano un profitto almeno a lungo termine e quindi una prospettiva di guadagno, però c'è sempre questa parola di fiber. Ecco. Volevi dire questa cosa. No, però stavo dicendo però stavo dicendo anche, e infatti tu non mi fai finire, stavo dicendo anche roba di natura strategica. E voi sapete che quando si dice di Roccoforte, sì, perché c'era qualcuno che giocava a golf nel board di CDP. Dai, no, questo non è vero. Che non possiamo, sì, sei sì. maleducato. Sì, sì. No, ora perché sei la cosa sei un maleducato sì. di merda. Sì, ecco. Bravo. Vedi che Stagnano può andare a fare l'assessore alla gentilezza. No, ragazzi, veramente, vi richiamo alla gentilezza. So, e quindi questo no, è il problema. Ma non ci sto capendo niente, scusate. Ma tra l'altro, sono soldi di tutti, però è al di fuori del perimetro. Non può fare investimenti in settori o in imprese in crisi, e poi però questi giorni è invocata per entrare, per sostituirsi a ArcelorMittal. Io non ci sto capendo niente. Vabbè, ma questo non c'entra, perché tu devi sempre essere più flessibile, tu un po'... Non lo so, oggi mi stai sembrando un po' rigida, sì. Difetta di gentilezza. Sì, invece sì, difetti anche di gentilezza. Invece l'economista, d'altronde si sa che le aziende pubbliche, l'intervento dello Stato funziona sempre. Addirittura Stiglitz, che oggi possiamo definire serenamente un comunista, questo lo possiamo dire senza nessun problema, anche che tanto non ci ascolta e non ci può denunciare, e qualche questo tempo fa, ma mica è un'offesa comunista. Ah no? Ma io ero rimasto che era un'offesa, vabbè, scusa. No, mi pare di... Ah, non è, non c'è, nel reato, nel codice penale non c'è. Mi pare ah, ho capito, no, vabbè, no, io mi sarei offeso, però. Comunque, ricorda a tutti in questo suo libretto fantastico che si chiama Il ruolo economico dello Stato, che lo Stato è l'unica organizzazione esistente a cui si appartiene per nascita, quindi c'è l'appartenenza universale, ma soprattutto al potere coercitivo, un po' come la famiglia. Quindi che cosa ha lo Stato nei confronti delle imprese e dei lavoratori delle imprese che amministra? Una responsabilità fiduciaria, come la mamma e il papà. D'altronde mio padre dice sempre, guardando me e mia sorella: a me un figlio cretino mi è venuto, però non è che mi ha abbandonato. E lo Stato, diciamo, con i lavoratori delle imprese che non vanno bene, non può fare altrimenti. Quindi la CDP, se dovesse entrare in imprese disastrate, forse le ristrutturerà? Ma se fa come un buon padre, certo, gentile. Gentile, che fa però? Un buon padre si ubriaca la sera, esatto. Torna a casa, picchia la moglie, così. Esatto, robe di questo tipo. Quindi noi non siamo dei grandi fan delle Casse Depositi e Prestiti. Anche perché perfino nelle imprese che vanno bene e che quindi non determinano attraverso la CDP un costo per i contribuenti italiani, comunque anche lì c'è un problema. Qualunque azienda privata, un'azienda quotata in borsa, eccetera, è contendibile, cioè può essere scalata da un azionista diverso. È roba che difficile oggi, una puntata sul difficile mercato.
E invece se un'azienda è partecipata dalla Cassa Depositi, è ovvio che la Cassa Depositi seguirà logiche che almeno in parte sono, come si dice, come dicevi tu, strategiche, politiche, eccetera, e quindi rende di fatto non contendibile le imprese. Non può cambiare la maggioranza nel capitale di un'azienda partecipata da CDP, e questo è un problema perché ingessa il mercato, no? Certo, posso... vive di relazioni come la Trenta, il ministro Trenta, vive di relazioni anche la CDP. Posso dire l'unica cosa seria, perché oggi sì, non ne ho detta nemmeno una. 33 trentini. Erano a Trento, tutti e 33. Sono in grado di dirla. Tutti e 33 con l'appartamento grande. Non sono in grado di dirla. No, fammi dire l'unica cosa seria, perché oggi non ne ho detta veramente una per mezzo secondo. Dici, la cassa, non siamo dei fan di Cassa Depositi e Prestiti. Io aggiungo una cosa, non siamo dei fan della idea, della voce che si alza sempre, per cui per ogni problema, per ogni crisi, dal punto di vista economico, aziendale, c'è Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, questo proprio non ci piace. Noi preferiamo Superman e Batman per risolvere i problemi. Senz'altro. Sì, e preferiamo che le imprese decotte almeno siano... non mi chiedono i soldi. Superman. No, esatto. Oddio, questo non lo so, questo non lo so. Sai mai. Superman non qualche sai problema mai. Ce lo può avere, questa criptonite costa. Non lo comunque, sai vabbè. Mai. Ma... E soprattutto questo problema legato al fatto che in un mercato sano è fisiologico che le imprese che non sono in grado di generare profitti falliscano, perché fallendo liberano capitale e lavoro che possono essere utilizzati in modo più produttivo. Se lo Stato, attraverso la CDP o attraverso altre diavolerie, impedisce alle imprese di fallire, cosa succede? Che tutto il sistema paese si deve caricare sulle spalle il costo di fattori di produzione utilizzati in modo inefficiente, e questo ci rende tutti un po' più poveri, e quindi diciamo tutti un po' più disoccupati. Diciamo, per chiudere, che il mercato non sarà certo gentile come gli assessori alla gentilezza, però per farlo funzionare la Cassa Depositi e Prestiti forse ogni tanto qualche problema glielo pone, e quindi noi come sempre... Ma del resto qui è anche la saggezza popolare in realtà che ci aiuta, no? Lo sa bene. Cioè il chirurgo pietoso e la piaga purulenta, credo che sia una buona descrizione del proprio piaga purulenta, anche, penso che sia una anche fa schifo come finale. Della però io a questo punto chiuderei dicendo che come sempre noi vi salutiamo dicendo all'asta la vittoria sempre. E la gentilezza. E la cassa. Depositi e prestiti. Ciao a tutti. Ciao.